Uno, due, tre. Grazie. Presidente, oggi aprite un nuovo market solidale, il quarto, nella città di Milano. Può spiegarmi questo progetto? Sì, il market solidale è un piccolo supermercato in cui le persone che hanno un reddito basso vengono a fare la spesa gratuitamente. L'obiettivo è sì dare la spesa gratuitamente, ma capire perché non riescono ad arrivare alla fine del mese. Per cui c'è l'educatore finanziario, l'educatore che nell'arco di qualche mese cercano di trovare la soluzione per andare alla radice del problema. Non vogliamo che le persone rimangano in cronicità, ma che riescano a capire e fare dei passi per avere le entrate e le uscite che almeno si pareggino, come è normale che sia. Il social market ha questo obiettivo: intercettare le persone e fare un cammino insieme a loro. È il quarto a Milano, oltre 1000 famiglie che assistiamo, e negli anni insomma ne apriremo sicuramente altri, perché la povertà è veramente in grande crescita, soprattutto gli sfratti esecutivi, perché poi uno dando da mangiare ai propri figli non paga l'affitto e viene sfrattato. Stiamo lavorando molto per mettere in rete le risposte pubbliche, complessive, pubbliche intese come quelle del comune e del terzo settore che lavora con noi, per costruire percorsi di riscatto sociale. Quindi è un luogo in cui diamo una risposta a un bisogno materiale, ma quella risposta per noi è un'occasione in verità per costruire percorsi di inclusione. Quindi noi, attraverso l'incontro, la relazione che magari nasce per un bisogno materiale, in verità avviamo verso veri e propri percorsi, e per noi è molto importante avere una rete di servizi che vanno dall'assistenza legale, colloqui sociali e appunto la distribuzione di beni di prima necessità. Certo. Fondazione Fiera negli ultimi 20 anni ha sempre avuto come traguardo e strategia il fattore di contributo verso il territorio e verso, diciamo, la liberalità a scopi sociali. Nell'ambito di questo intervento, che risale ormai a 3 anni fa, l'obiettivo era quello di dare una casa provvisoria ai rifugiati ucraini che transitavano dalla stazione centrale di Milano, e da qui abbiamo visto come si è evoluto, passando anche attraverso diciamo, servizi tipo il parrucchiere e l'housing sociale. Quindi devo dire molto bello, un'operazione riuscita in cui Fondazione Fiera Milano in particolare ha seguito un po' l'iter di trasformazione. Era un locale abbandonato ed è stato completamente ristrutturato e reso agibile.